tanto il suo nome è difficile da pronunciare, Vipilen, quanto a me questa moto fa sangue. Cosa sappiamo di lei? Beh, ancora poco. Per iniziare, forcella firmata VP e poi ancora doppio disco Brembo con ABS, un faro molto sottile ed elegante, totalmente a LED, e poi incastonato in questo bellissimo telaio a traliccio il monocilindrico da 701cc, da 67 cavalli. Adesso però passo la linea di Andrea che ci racconta il resto della famiglia 701. Grazie Marco della linea, e qui sono davanti alla Husqvarna 701 Supermoto, che l'anno scorso era un concept e adesso è diventata realtà, cosa che fa ben sperare anche per la Vipilen che vi ha presentato Marco. Ma vi starete chiedendo dov'è il serbatoio su questa moto? La risposta è molto semplice, perché i tecnici Husqvarna l'hanno messo qui, integrato nel traietto della coda, in policarbonato, per migliorare la ripartizione dei pesi. Qui c'è un motore monocilindrico da 690 cm3 e 67 cavalli, sospensioni VP, pensate, per l'utilizzo in pista, pinza radiale Brembo. Ma adesso andiamo a vedere la declinazione fuoristradistica della 701. L'altra esponente della famiglia 701 è l'enduro, che vedete qui. Caratteristica principale, ruota anteriore da 21, pneumatici Continental specifici e poi sospensioni VP con un'escursione da ben 275 mm sia davanti sia dietro, e stesso motore della sorella Supermoto, per cui monocilindrico da 67 cavalli con acceleratore ride-by-wire.